sentire queste note in questa cantina per me è un momento veramente di grossa commozione perché, come dicevo prima, un concerto in una cantina non si tiene, si sente musica dal giradischi, però un concerto da gente di una certa levatura, maestri dell'orchestra della RAI, diciamo, maestri con la M maiuscola, e amici, amici, figli di amici, è per me un onore, un orgoglio che presento ai miei amici più cari, questa stasera qua sono gli amici più cari, che ho voluto far assistere a questo evento, perché questo è un evento che rimarrà per me nella storia di questa cantina. Noi abbiamo vissuto belle serate in questa cantina, Gennaro, Guido, Vanni, mia sorella stessa sono testimoni, però credo che questa serata sarà scritta nella storia della cantina, perché un fatto del genere non era mai successo. Io vi ringrazio perché avete voluto testimoniare con questo concerto un'amicizia, un affetto che ci lega e che ci legherà in un futuro, anche quando voi scalerete tutti i gradini del successo, anche quando leggeremo sulle televisioni di Stato e anche fuori dallo Stato il vostro stato di grandi artisti. Noi ci gloreremo di dire sono stati nella mia cantina a suonare per me e per i miei amici. Vi ringrazio. Sempre per restare nella suite provençale, facciamo un altro tempo di questa suite che si chiama la bouillabaisse, che praticamente è questa zuppa di pesce che e loro cucinano come piatto tradizionale. Fiato, loro mi conoscono, io devo parlare perché sennò mi si allunga la lingua. Lo spessore di questa musica e di questi due grandi maestri meritava forse un parterre più numeroso, ma io ho voluto allestire un parterre di qualità, non di quantità. Saremmo stati 200-300, però non potevano esprimere la qualità che esprimiamo noi. Quindi, migliore la qualità che la quantità. Buona continuazione. Grazie. Thank you.
il piacere stasera, e lo dico in assenza dei due registi, lo diciamo alla presenza del papà che giustamente è orgoglioso di questa ragazza, la grandezza di Alberto non è nel saper suonare e nell'interpretare magistralmente i brani, eccetera, è nella umiltà con la quale segue le opere, perché è un ragazzo che porta per intero i valori che ha trasmesso alla famiglia. Io conosco il papà Pasquale, sa il rapporto che c'era tra le nostre famiglie e i nostri genitori. Il titolo della poesia è O Concerto. Mai visto in tuo convento per una sera tanta gente. È arrivata a Taurase, niente meno, o trio da Mase. A voce corre rindo o pico con una pressa che non dica. Fanno a filo tutto quanto per sentirsi musicante. Vecchie, giovani e creature, assettate e faccio un muro. E in attesa di questo evento, mo s'avviano con me. E per chi non c'è mai stata, se gode l'interno illuminato, i santi, i quadri e pure un pianoforte, che se viene coppa altare a alzare la porta. All'improvviso, un silenzio strano. Arrivano tre giovani tenendosi per mano. La gente si in piedi per guardare e batte forte in mano che sa da cominciare. Appare all'intrasatto un flauto lucente che attira la meraviglia tutta la gente. Non tutto lo conosce un figlio di Pasquale, ma roppa cassonata sapimmo quando vanno. Vicino a pochi passi una bella forestiera. Casiava Ardbuon pare quasi una straniera, pur esso con un flauto lungo assai, legge in coppa un'elegia e non si vota mai. È pronto, con in mano in coppa una tastiera, una bella signorina coi capelli neri. E quando hanno accordato tutti gli strumenti, comincia sto concerto e siamo tutti assai contenti. Ma che strumento strano, sti flauti lucenti di te in mano. Tu usci rindo un buco poco a volta e escono come una magia milioni di note. S'appicciano in luce nell'altare quando sti giovani cominciano a suonare. La gente senza far rumore so paesana e sanno fa onore. E tanta attenzione in un momento che poi si scordano che stanno rindando commenti. E allora ogni tanto un forte battimano come se un concerto essa finire male. All'ultima sonata, non senza emozione, Alberto si ricorda di quando ero vagliuno. Mo suona nell'orchestra della RAI, ma mamma e padre non si scorda mai. Hanno avuto baci a tutta la gente e sono rimaste tutte assai contente. Battevano in mano tutti quanti, addirittura mi pareva pure i santi. Soavi e cari, cibi della mia vita, cibi della mia vita. Che or mi involate, or mi rendete il cuore. Che or mi involate, or mi rendete il cuore. Conviene che con voi che impari come un'alma rapita, come un'alma rapita, ma non mi posso sovrapporre, come un'alma rapita, non sente il dol di morte, eppur si muore. Come un'alma rapita, non sente, rapita dal bacio, non sente il dolore di morte, eppur si muore. Quanto ha di dolce amore, perché sempre io vi baci, o dolcissime rose, in voi riso, eterni, eterna gioia. Bravo, bravo.